Eccoci qui, cari amici telespettatori. Come vedete, qui dietro sono all'interno del metaverso, perché oggi con Danilo Costa parleremo proprio di realtà virtuale. Benvenuto. Ciao Gabriele, ciao a tutti. Grazie mille. Allora, dopo la sigla ci tuffiamo nel metaverso. FVG Tech. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Eccomi qui, vorrei darvi il benvenuto in studio, ma siamo ancora nel metaverso. Io sono l'avatar digitale di Gabriele Gobbo e chiederei ai nostri tecnici se possono smanettare i nostri hacker per trascinarmi fuori dal metaverso e riportarmi nello studio di registrazione della nostra TV. Ok, bene, mi sento molto più comodo qui, perché nei meandri del metaverso, fino a quando non ne sappiamo abbastanza, non sappiamo appunto cosa succede. E noi abbiamo chiamato qui Danilo Costa, imprenditore digitale, startupper, CIO di Coderblock. Benvenuto. Grazie mille, grazie mille. Oggi in realtà avremo modo di capire bene cos'è insieme questo metaverso, quindi spero di farvi sognare come stiamo già sognando noi. Allora, io un po' fuori onda ti dicevo che oggi ti avrei fatto scottare la sedia, perché è vero, il metaverso, questo grande mare magno di cose virtuali, ma la realtà virtuale è la vita all'interno di alcune realtà virtuali, esiste da decenni. Com'è questa storia che oggi tutti ne parlano, ma fra Second Life, The Sims, eccetera, ci giochiamo e ci viviamo dentro da, 40 anni? La verità è che la tecnologia è molto ciclica, quindi ti ritrovi degli argomenti che di volta in volta, man mano che aumenta e migliora la tecnologia, finiscono per essere di nuovo di moda, mettiamolo in questo modo. Ma in effetti di metaverso o di ambiente virtuale, di esperienze virtuali, se ne parla da tantissimo tempo. La prima volta che è stato usato questo termine è stato nel 92, quindi comunque insomma siamo realmente davanti a una novità o è qualcosa che va ripercorrendosi nel tempo. In realtà, da quello che abbiamo avuto modo di vedere noi, non è tanto cambiata soltanto la tecnologia, è cambiata la consapevolezza. Qua anche, sai, il lockdown, la pandemia e tutto il resto hanno portato le persone a esplorare, perché erano costrette in qualche modo da quel tipo di realtà a doverlo fare, e hanno capito e percepito delle cose nuove. Hanno capito che gli stava un po' stretta la messaggistica di un social network, gli stava stretta quel modo di interagire con le altre persone, ma in realtà alla fin fine questo metaverso lo usano nei giochi di ruolo online, in quelli che si chiamano MMORPG da un punto di vista più tecnico, lo usano in tanti diversi contesti da tantissimi anni. Second Life è stata una prova, adesso quello che facciamo noi in realtà è molto molto analogo, ma dentro ci sono società, almeno 400 differenti società che creano, hanno creato e creeranno metaversi. Ma Danilo, scusami, siamo partiti con la realtà virtuale, i primi videogiochi, poi siamo andati al cinema per avere l'effetto 3D, per sentirci dentro, insomma siamo sempre alla ricerca di vivere le nostre vite altrove. Non è che forse più che la tecnologia, sì certo, i computer sempre più potenti, i nuovi visori con le lenti sempre più potenti, la rete sempre più potente, insomma la potenza generale della tecnologia è cresciuta, ma non è che forse è cresciuto il nostro modo di usare internet per avere relazioni? Devo dire che un metaverso dove io ci vado e sono da solo non è che mi interessi molto. Forse poter incontrare delle persone, poter parlare con delle persone, ma magari anche, perché no, e dopo lo approfondiamo, fare le cose che faccio tutti i giorni, andare in alcuni negozi, comprare delle cose, fare acquisti, guardare dei prodotti, guardarmi un film all'interno di un metaverso che è virtuale con una proiezione virtuale. Insomma, al di là della tecnologia, forse, come hai detto tu, siamo cambiati noi. Ma secondo te lo useremo sempre di più o è una moda passeggera perché Mark ha espresso questo sogno? Guarda, noi lo stiamo vivendo quotidianamente. Ti posso dire che dalle richieste che riceviamo, qui è qui per rimanere sicuramente come tecnologia, ma non come ci aspettiamo noi. Mi spiego meglio. In realtà gli utenti che attualmente usano questo tipo di percezione virtuale non vogliono sostituire il fisico. Anzi, chi ti dice
usa il mio prodotto virtuale perché sostituirà il fisico, sta semplicemente mentendo. L'empatia che può avere sul fisico non può essere sostituita. Però dall'altra parte ci sono delle attività, delle cose che ti richiedono necessariamente di prendere un treno, prendere un aereo, oppure ti danno un'esperienza impersonale come una chat o un processo di acquisto in un e-commerce. Ecco, quello che cambierà è quello che in America chiamano il third place, ovvero quel particolare luogo che ti permette di socializzare e di connetterti. Perché lo chiamano third place, il terzo posto? Perché dall'altra parte il primo posto è casa tua, il secondo posto è il tuo ambiente lavorativo dove lavori, il cosiddetto workplace, il terzo posto è quel posto in cui tu vai a socializzare o a connettersi. Attualmente hai Facebook, hai comunque i social network per fare questo, però è un approccio molto impersonale. È quello che questo tipo di realtà virtuale vuole andare a sostituire. Quindi un approccio più umano in contrapposizione di un approccio virtuale, ma non deve far paura, perché non sarà questo che andrà a sostituire il fisico. Tutta un'altra cosa, il fisico rimarrà e non c'è dubbio che dovrà rimanere, altrimenti diventiamo degli automi. Però andremo a migliorare il modo in cui entriamo in un nightclub per conoscere una persona, ma magari quella persona è dall'altra parte del mondo. Noi abbiamo tante persone che si sono sposate con persone dall'altra parte del mondo, ma che hanno conosciuto all'interno di metaversi. Un italiano si è sposato con una giapponese, ma si sono sposati sul fisico, ma si sono conosciuti in un mondo virtuale. Boh, insomma, quante volte nei vecchi forum degli anni 90 abbiamo fatto amicizie e ci siamo innamorati solo in versione di testo, ma anche quello era un metaverso, nel senso che era un luogo da un'altra parte dove incontravo delle persone. Ovviamente ci scrivevo, ragazzi, vi devo dire la verità, una volta mandare una foto via internet era praticamente impossibile, da non credere, dovevo avere uno scanner grande 2 metri per riuscire ad acquisire una foto di 1 centimetro. Comunque, quindi il metaverso c'è sempre stato, siamo sempre stati in altri luoghi, ma per assurdo, anche mentre chattiamo dentro a WhatsApp, siamo in un altro luogo digitalmente parlando, però siamo sempre seduti a casa. E questo è bellissimo, ma secondo me, io dico la mia che non sono un super tecnico di realtà virtuale, forse il termine che ci trae in inganno, ovviamente i film l'hanno fatta da padrone, la realtà virtuale dove entri, diciamoci la verità, Danilo, poi anche Mark che fa vedere questi video dove lui gioca a tennis con la campionessa del mondo, dove salta in giro per il mondo, hanno un po' traviato la stampa che ha parlato di realtà virtuale immersiva. In realtà la realtà virtuale può anche essere all'interno di un monitor, forse addirittura è più comodo avere un luogo dove vivere dell'esperienza all'interno di uno schermo, di un telefonino, piuttosto che ogni volta carica gli occhiali, metti sugli occhiali, collega gli occhiali, cammina per strada con gli occhiali e vai a sbattere sui pali. E dico questo perché vedevo dai tuoi post che voi proprio state spingendo anche questa direzione. L'abbiamo detto all'inizio, poi scusami, mi sono un po' dimenticato di terminare la presentazione. Tu sei il CIO di Coderblock, una startup, un'azienda che si occupa di questo in maniera approfondita. Però mi puoi spiegare la differenza tra la realtà immersiva e la realtà quella che possiamo usare tutti senza troppi sbattimenti? Fondamentalmente sono due le differenze. La primissima differenza è più psicologica. Se tu inizi a immedesimarti con il tuo alter ego virtuale, può diventare anche più pericoloso. Quindi noi in generale tendiamo a non utilizzare visori di realtà virtuale, ma ti svelo un segreto. La primissima versione di Coderblock era creata con visori di realtà virtuale, quindi in realtà noi usavamo per ore e ore al giorno i visori. Quello che abbiamo capito è che intanto diventava un problema nel momento in cui hai migliaia di utenti che vogliono vivere un'esperienza, perché hai un processo di onboarding lungo, vuol dire che tutti devono avere un visore, invece tutti hanno uno smartphone, hanno un computer, e da quel punto di vista abbiamo fatto un passo indietro. Ci trovavamo, quando abbiamo fatto questa scelta, a New York a presentare il nostro prodotto, e lì abbiamo capito che era molto più semplice per l'utente intanto poter accedere da un link, da un computer, senza installare nulla, ed è stato proprio l'obiettivo che abbiamo portato avanti. E dall'altra parte non doversi necessariamente immedesimare al 100% col proprio avatar. Quell'avatar deve rappresentarlo, magari dal punto di vista morfologico, come viso, come conformazione del volto e così via.
però ci vuole sempre un distacco, perché altrimenti comincia a diventare anche pericoloso e molte persone finiscono per identificarsi fin troppo col proprio avatar. Ma scusa, ti interrompo Nino, vuoi dirmi che usando troppo i visori forse la nostra mente viene un po' imbrogliata e pensa davvero di essere in un altro luogo? Scusa, io non sono un tecnico, chiedo a te. Guarda, ti racconto un aneddoto. Quando usavamo i visori di realtà virtuale provavamo tanti videogiochi. C'è un videogioco in cui ti fanno simulare l'esperienza di un incidente aereo. Ecco, ti dico che quel tipo di esperienza, quando la si prova, fa un po' impressione, perché ti permette appunto di vivere tutti i dettagli di quel tipo di problema, ma al tempo stesso altre esperienze sono quelle della caduta da un edificio. Ecco, considera che tutte queste esperienze non sono legate all'occhio, sono legate all'orecchio. È quello che ti dà l'equilibrio e che quindi ti può anche far smarrire. Ma oltre a quello ci sono tutta una serie di altre esperienze che nel tempo hanno migliorato, ma che possono anche essere negative, come quello che si chiama motion sickness, ovvero il senso di nausea mentre cammini col tuo avatar. Tutte queste cose a lungo andare possono creare un problema. È ovvio che Facebook sicuramente ci sta pensando e sta cercando un modo per migliorare anche questi problemi, però dall'altra parte noi volevamo avere un contatto diretto con i nostri clienti. Considera che noi abbiamo anche eventi o esperienze virtuali con migliaia di utenti. Immagina se dovessimo chiedere a ognuno di quegli utenti di avere un visore. Diventa un problema e può nascerne sempre un problema di se vogliamo, troppo connessione con quel tipo di esperienza virtuale. Dall'esterno invece ci dà la possibilità di far vivere in un grande mega schermo 3D delle live, delle dirette, ma al tempo stesso noi fondamentalmente non siamo neanche partiti per far quello. Tu non so se lo sai, ma la primissima versione di Coverbook, per chi se la cerca, in realtà era un ufficio virtuale per poter consentire di lavorare a distanza, in smart working. Quindi in realtà noi siamo nati per fare tutt'altro. Ma quindi insomma nel vostro primo metaverso la gente arrivava e c'era un ufficio da condividere. Ma quindi ci sono tantissimi universi e metaversi, ognuno al suo. Forse questo è il grande problema, che ad oggi sembra non esistere un universo virtuale per tutti. Esattamente, in realtà ognuno cerca di risolvere un problema. Quello che abbiamo capito poi col tempo è che il nostro mercato ha cominciato a farci richieste particolari. Chi ci ha chiesto, chi ci diceva direttamente: ma che bella questa scrivania virtuale, mi puoi mettere qua dentro al posto della scrivania un mega schermo con un DJ che intrattiene i miei ospiti, oppure puoi mettermi uno stand 3D con i loghi dei miei sponsor? Ecco, da qui abbiamo capito che noi percepivamo quel prodotto come un ufficio virtuale. I nostri clienti ci chiedevano un selfie quando entravano nel nostro prodotto, quindi lo percepivano come un'esperienza, ma in realtà è l'utente che nel tempo acquisisce, come dicevo, una consapevolezza differente che magari ai tempi di Second Life non aveva, e questo ci ha aiutato molto poi a poter creare non solo uffici ma anche eventi, negozi online. Oggi vendono dentro centri commerciali, ma in realtà a contattarci sono i negozi fisici, che nel frattempo per via di un'economia legata ai centri commerciali vengono un po' schiacciati da queste nuove economie, no? Ma che ci dicono: noi non abbiamo il budget per permetterci di affittare una location in un centro commerciale, sai che ti dico? Ci prendiamo un centro commerciale virtuale e quindi vendiamo nel centro commerciale virtuale. Quindi il virtuale dà l'opportunità a tutti di potersi reinventare. Questa è una delle cose belle, dà a tutti un modo differente per avere delle opportunità di business che poi effettivamente portano soldi veri, non virtuali. Ma è una specie di nuova internet dove ci si entra col proprio avatar. Come vedete, io sono un avatar digitale di Gabriele Gobbo, non sono 3D, sono 2D, perché fin qui ci porta la nostra tecnologia. Ma quindi una nuova internet, chiamiamola così, dove andare a fare delle cose, no? Ma mi chiedo, io entro su Second Life e sono all'interno dell'universo di Second Life, uno dei primi esperimenti di realtà virtuale. Entro nel futuro metaverso di Mark e magari sono nel suo metaverso, seppur secondo me le sette sorelle che sono Facebook, Google, Apple e tutti i grandi, se si mettono d'accordo, questi corno potrebbero fare un metaverso, ma non si mettono d'accordo, questi litigano. Quindi siete arrivate voi con Coderblock, leggevo sui giornali che pubblicate, sulle vostre pagine, sui ritagli di giornale, arrivate voi e proponete dall'Italia un metaverso praticamente unico per tutti? Cioè arriva l'Italia,
surclassa la Silicon Valley, dice cioè no, attenzione, noi facciamo un metaverso, un universo di realtà virtuale aperto a tutti per cercare di unificare tanti mondi? Beh sì, è molto bella raccontata anche così e devo dire che mi galvanizza, perché in effetti quello che stiamo provando a fare noi è prendere un'esatta tecnologia che abbiamo già creato in realtà in 6 anni con oltre 1 milione di investimenti e quant'altro, ma crearla per dare la possibilità a tutti di avere una propria opportunità di business. Ti faccio un esempio: su Second Life c'era la possibilità di affittare degli spazi, quindi dei lotti di terra, e sopra crearci un business. C'erano le varie concessionarie legate all'automotive e così via, e quindi c'erano persone che vendevano realmente all'interno di un ambiente virtuale, o ad esempio chi integrava dell'advertising, della pubblicità in cartelloni pubblicitari, quindi ogni volta che qualcuno guardava quel cartellone si guadagnava dall'altra parte. Quello che vogliamo fare noi non è ambizioso come sembra in realtà, perché vogliamo connettere chi già fa questo, connettere Google con il loro DFP, che è quindi uno strumento per integrare la pubblicità, connettere la blockchain, che quindi è un modo per tramite quelli che si chiamano NFT in gergo più tecnico, per poter acquistare davvero qualcosa, quindi acquistare un oggetto che diventa per cui si ha il diritto patrimoniale, quindi diventa un vero e proprio oggetto di propria appartenenza. Oppure connettere le persone attraverso un grande mega schermo in cui tenere delle live, che è già quello che facciamo. Quindi fondamentalmente vogliamo unire delle cose che già facciamo per dare la possibilità alle persone di crescere in quel mondo. Ma te le dirò di un'altra: stanno entrando delle società in questo metaverso che stiamo creando per poter fare dei corsi di formazione. Quindi chi sarà lì dentro avrà la possibilità di poter accrescere, apprendere, oppure poter fare dei corsi, poter avere il proprio negozio con dei commessi virtuali che potranno poi rivendere e aiutare chi non riesce ad andare a Roma in un ben preciso negozio fisico. Quindi in un certo senso questo tipo di tecnologia vuole dare a tutti, esattamente come fa il fisico, l'opportunità di avere delle opportunità di crescita commerciali, quindi la possibilità di poter reinventarsi e, se vogliamo, in un mondo che è sempre meno meritocratico, avere un approccio meritocratico, che è quello che a me piace di più in assoluto, ma lo vuole fare in un modo un po' più umano rispetto a quelle che sono le tecnologie attuali. Di Meta sicuramente è un colosso, basta vedere tutti gli investimenti che sta facendo, però alle volte la startup più piccola ha più margine di manovra e può dare la possibilità a più persone di ritagliarsi una propria nicchia di mercato. Magari Meta dall'altra parte farà una cosa incredibile, ma sarà, se vogliamo, vincolata a tutta una serie di logiche, quindi ognuno in qualche modo sta creando il proprio. Ma ti faccio un'altra domanda: in realtà quando si è creato il primo sito web, da quel momento in poi ne sono nati tanti altri? In realtà il metaverso darà anche questa possibilità, ognuno si creerà una propria nicchia di mercato, ed è un mercato così vasto che in qualche modo coinvolge tutto il mondo, e quindi creare in qualche modo dei competitor in questo caso ci preoccupa un po' meno. Sono assolutamente d'accordo con te, i tuoi ragionamenti non fanno una piega, e abbiamo capito che il metaverso può essere uno strumento che affianca la fisicità, perché ragazzi, alla fine, dai, diciamoci la verità, siamo esseri umani e la parte fisica è importante, però grazie agli strumenti in realtà virtuale probabilmente amplieremo le nostre possibilità. Abbiamo iniziato la puntata dentro al metaverso, però il tempo a nostra disposizione è finito. Prometto che richiamo Danilo Costa per spiegarci l'evoluzione della realtà virtuale, quindi grazie Danilo. Grazie a voi, è stato un vero piacere essere qui. Io sono l'avatar digitale di Gabriele Gobbo, come sempre vi ricordo www.fvgtech.it per ritrovare l'archivio delle puntate televisive, tutte le puntate radiofoniche, il magazine da scaricare e ovviamente tutti i link ai social network e tra un po' il link al nostro universo in realtà virtuale, speriamo. Ancora una volta grazie Danilo Costa di Coderblock. Grazie a tutti, è stato un piacere e ci vediamo nel prossimo metaverso. Ci vediamo nel prossimo metaverso e la prossima settimana qui su FVG Tech. Dall'avatar digitale di Gabriele Gobbo è davvero tutto, alla prossima settimana. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali.
Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook e tutti i social network. www.fvgtech.it